insecure. Told me I wasn't good enough, but who are you to judge? When you're a diamond in the rough, I'm sure you've got some things you'd like to change about yourself. But when it comes to me, I wouldn't wanna be anybody. Amici Planet TV, ben arrivati, benvenuti a un nuovo locale. Si chiama Il Calandrino. È vero, e siamo qui con il bicchiere in mano perché vogliamo fare il brindisi per questa inaugurazione. Quindi quando di questi periodi nascono le cose bisogna... bisogna brindare, ma soprattutto hai coraggio, perché oggi come oggi purtroppo in Italia sono più le attività che chiudono che aprono, e quando un'attività comincia, apre, vuol dire che è un evento, e quindi sono scattate le telecamere Planet TV. Certo, quindi forza, ci piace, ma perché di solito nell'apertura c'è tanto entusiasmo, qui oltretutto è tutta una gestione di ragazzi giovani, hanno tanta voglia di fare, e quindi Planet TV. A Firenze, in Piazza delle Cure, c'è Il Calandrino. DJ del Calandrino, c'è un DJ. I DJ. È un amico, un compagno di squadra, di uno dei proprietari. Quando ci gioco insieme a Lulutà quando avevo 5 anni, quindi. A calcio. Che ruolo? Attaccante, punta. Vedi, e poi fa anche una caserba di gol. No, davvero? Addirittura, vabbè, che contro chi giocavi? Giocavo contro Settignanese, Sestese, queste squadre qui, insomma. Campionato vero, non la... Beh, bravo, però perché non ti dai fiducia? Perché se l'allenava mio babbo, quindi perché suo padre fa l'allenatore. Suo padre, signor Gianni Toccafondi, fa l'allenatore, che è il padre di Laura. È il padre di Laura Toccafondi, che ha allenato te. A me il grande Toccafondi mi adorava, perché io ero, diciamo, come un estroso, un po' come Cristiano Ronaldo. Ma parliamo del Calandrino, questo nuovo locale. Calandrino, posto fantastico, gente stupenda, avanti così. Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can't be the best? Who said, who said? Sei un Quando ci sei te è sempre tutto bello. Tu che fai nella vita? Io vendo, ci provo a vendere case. Ci provi a vendere case, però no, non le vendi perché il periodo è quello che periodo è. Quello è. Quindi le belle donne le metti tutte a casa tua? Assolutamente. Prima l'aperitivo è Calandrino. A Calandrino. Prima l'aperitivo è poi a casa, sì, capito? No, vicino a casa, quindi è perfetto. Loro sono ragazzi in gamba, ragazzi giovani, dinamici. Chi ci vuole? Capito? Come tu ci insegni, perché te c'hai il capello bianco. Io ho il capello bianco, perché la mia è una scelta. Dingo. La sua è una scelta. Quindi, sta luccata una mucca, vedo che... grazie, grazie. Vabbè, a voi. Complimenti, simpaticissimo. Io sono sempre Giuseppe. One that's hurting, trust me, that's the price of beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Ci sono anche belle donne qui. Sono sempre io, sempre quella dei capelli lunghi. Lunghissimi. Ce l'hai un uomo? È lui. Ma i telespettatori non lo sanno, capito? Io lo so. Ma lui... favoloso. Noi sì, tutti ma... clienti. Ma stiamo facendo una domanda importante. Il Calandrino, cioè, fa rima con Malandrino, fatti Malandrino lui, no? No, no, per ora credo di no, poi non lo so, poi se lo fa, poi vediamo, ecco. No, non è un Malandrino, non sei un Malandrino. Luca, lui fa il giornalista, no, è un giornalista, giornalista non Malandrino. Non Malandrino, non Malandrino. Vieni qua, vieni qua. Noi siamo quelli veri delle Cure. Quelli veri, perché ci sono quelli falsi, le imitazioni. No, ci sono i tarocchi, ci sono i tarocchi. No, ci sono. E com'è un uomo vero delle Cure? Com'è? Com'è? Sano. Impagliata. Com'è? Che ha detto? Impagliata. 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 Che andiamo in onda. Un po' impagliata. Che vuol dire? Che vuol dire un po' impagliata? Un po' ferma, un po' bloccata. Davanti. No, è avanti impagliata, vuol dire. Ah. Un po' impagliata. Penso di sì, no? Non so. Lei è la vera donna delle Cure? No, lei sta alle Cure. Una vera donna? È una vera donna lei. Una vera donna. Belle però, sono. È vero originale delle Cure? Sì, io sì, nata alle Cure. Nata alle Cure.
pura. Ma poi le cure è una piazza, perché però è 3-4 vie. Sa tutti noi, sa tutti noi. Perciò ho aperto un bel calandrino. Io all'inizio pensavo si chiamasse Malandrino. Malandrino. Oddio, in effetti per la piazza andava bene. Andava bene, perché malandrini ci sono. Sì, no, è parecchi. Le cure è un paese, un paesetto di paese, insomma. Da ora c'è Calandrino, noi veniamo qui e vi troviamo. Sì, sempre. Sì, sì. Sta a posto. E la situazione è l'impagliata, Calandrino. Ci sono belle donne però qua, alle cure ci sono solo belle, deve essere l'aria delle cure. Non ci ferma a quelle brutte. A quelle brutte vanno avanti. Quelle brutte si fermano solo quelle belle qua. Ciao, venite qua alle cure che si fermano le donne belle, si fermano qua, a Firenze. Quindi sei Calandrino, speriamo li porti bene, vai. Picchiar di vino se fai prendere il Calandrino. Abbiamo trovato Luigi Ciampolini, è quello dell'associazione dei quadrini, i quadri. L'associazione Giovanni Papini. Ah, Giovanni Papini, che fa rima con Luigi. Con Luigi Ciampolini, infatti a volte mi chiamano signor Papini dell'associazione Ciampolini. Ci sa nota. Però insomma, capito, può perché essere. Qua all'interno c'è anche un'esposizione di quadri portate dalla vostra associazione, che tu ora ci racconterai. Ti spiego velocissimamente. L'associazione Giovanni Papini è presente a Firenze con varie manifestazioni, è un'associazione che si occupa di cultura letteraria, storica, musica, arti figurative. Ora qui sono accanto con il babbo di uno dei due titolari del locale, tra l'altro fa parte della mia sezione Astrofili, che funziona molto bene, e qui c'è uno dei nostri pittori, Carlo Berti, che ha partecipato e abita anche in zona, quindi è anche un modo per coinvolgere le persone nell'ambito del territorio, no? Quindi è molto importante. Quindi niente, io approfitto per ringraziare Vigiane, un carissimo amico, i due ragazzi qui che sono veramente in gamba, si sono dati da fare, da un ristorante al bar, hanno fatto tante cose. Il periodo che è, dico, insomma, aveva un bel coraggio, anzi c'è da fare un applauso, perché di solito sono più quelli che chiudono che aprono. Direi che è molto futurista la cosa, come poteva essere Giovanni Papini, anche loro sono profondamente futuristi. Loro sono sempre stati con iniziative personali, hanno sempre fatto le cose con la festa, e quindi spero che riescano in questa loro idea a mandare avanti in modo giusto, considerando anche il periodo che è. Quindi facciamo in bocca al lupo a Francesco Lorenzo. In bocca al lupo a Francesco. Com'è in bocca al lupo? In bocca al lupo. Il lupo. Il lupo. Si sono imbarcati in una bella avventura, vero? Con che barchetta? Con la siciliana. Ci spieghi chi è lei? Io sono Carlito. Carlito, wow! E tu hai regalato questo? L'ho regalata a loro perché sono dei miei carissimi amici che ci tengo moltissimo. Bravo Carlito, perché e bisogna sempre galleggiare, per questo, vero? Rimanere sempre a galla nella vita. Mai a fondo. Questo, la barca è un buon auspicio. Poi il prossimo un aereo, meno volano. Sì. Prossimo aereo. Sì, allora. Prossimo aereo. È il sindaco delle cure. Il sindaco delle cure. Cioè il sindaco di una piazza. Cioè prima
di fare qualcosa, chiedono a te alle cure, vero? Certo. Qualsiasi iniziativa, certo. Ci vuole il primo cittadino delle cure. E l'invalido. Tu sei quindi? Io Nardo. Nardo, perché alle cure è un Nardo. Si dice Nardo. Quindi qui hai autorizzato ad aprire questo locale. Certamente. Prima l'hanno chiesto a te. Il permesso mio. L'hanno chiesto a te e ti ha detto lo potete fare. È carino, è giusto, ragazzi giovani, vero? Posso continuare? Si può partire. Cosa prendi? L'inaugurazione. A Plane TV. Palandrino. Malandrino te. Io. Calandrino il locale. Ma prendiamo a Plane. Mi fa le cure sempre, comunque, dovunque nel cuore. Bocca al lupo, anzi, in culo alla balena. Ecco. Dobbiamo farli rispondere. Cosa si dice a questo detto? In bocca al lupo con la balena. No, dai, la sai. No, dai. Non la so. Dai. Non la so. Ma come? In bocca al lupo. In culo alla balena. Speriamo. Dai, speriamo. La sai. Te la sai. Te la sai. Non la sa nemmeno lui. Scriveteglielo a Marco. Non la sa nemmeno lui. Spettacolo, chiacchiere, me.it. Fateglielo sapere. Anche su Facebook a Marco Vigiani. Fateglielo sapere. Fatemelo sapere. Si dice speriamo che... Fateglielo sapere. Speriamo me la cavi. Vabbè, diteglielo. Non lo so. Allora, Calandrino! Il ballerino e Calandrino! Siamo tutti! Ma qui l'unico che lavora è il cuoco. È il cuoco, non si fa niente. L'unico che lavori sia il cuoco. Sì, davvero. Lo chef. Va bene! Domani al Calandrino! Quanti animali! Chef. Si può dire veramente lo chef. Lo chef. E c'ho il tipo, visto? C'è il tipo, dai. Per lo chef. Ti pago dopo, eh. Siamo vicino allo stadio. Sì. Chef, eccomi. È l'unico che lavora lei. Come sempre. Esatto, io sono quello che lavora e loro sono quelli che guadagnano. No, e si divertono loro. Vabbè, è così che funziona. Non è vero, vanno tutti a bussare in cucina per salutarlo. Come no, ma è perché vengono a mangiare. Dica per lui. Ma non c'è bisogno, perché qua fuori non manca mai niente oggi. Mi fa piacere. Oggi è un evento. E qua, vabbè, gli eventi ne verranno fatti molti, tipo stasera che è l'inaugurazione. Però poi tutti i giorni tu cosa farai? Si fa nostri specialità, pranzi molto toscani, tradizionali. Qualità e quantità, il nostro motto. Questi due giovanissimi hanno creato qualcosa di bello. Siamo contenti, ci si sta provando, vogliamo fare qualcosa di giovanile, di simpatico e che piace alla gente. Speriamo che vada bene, ecco. Il risultato è ottimo perché hanno risposto in tantissimi, avete tanti amici. Io direi come inaugurazione si è andata anche al di là del previsto. Troppo bello. Troppo bello, siamo divertiti. C'è mezza Firenze venuta qua oggi in Piazza delle Cure.
Firenze secondo me se chiama risponde, bisogna trovare la giusta formula, ma penso che continuando così possiamo fare qualcosa di importante. Quando aprirete? Quindi da domani apre ufficialmente e inizierete dalle colazioni? Signori, si parte la mattina dalle 5:30, colazioni, panini espressi, c'è di tutto in questo bar cambia 3-4 volte la tipologia, cambia la faccia a continuazione. Sì, passiamo dalle colazioni all'aperitivo la sera. Lo potremmo definire un bar camaleontico. Ma l'avete chiamato Calandrino perché? Il Boccaccio scrisse la novella Il Calandrino qui, in Piazza delle Cure. C'è via del Calandrino. Il Calandrino. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno permesso di arrivare a questo punto. Tutti proprio. Un saluto particolare ad Aldo Percioli, a Luca Trambusti, che ci hanno permesso di realizzare questo sogno, perché è il sogno della nostra vita. Poi tutti ai figli, alle donne, tutti, anche a te, in bocca al lupo! Andiamo Calandrini! Andiamo Calandrini! TV.